Mario Panizza con la moglie Chicca festeggiano i 50 anni dell'Enoteca Noè, una delle prime di Torino e una delle più famose. Ma intanto, come mai avete cominciato con un'enoteca? No, io avevo cominciato con la torrefazione Crocetta, che era di fronte, del 59, perciò pareva. E poi ha fatto la Papà Noè e perciò l'ha creata da una piola e è cominciato così. E fra l'altro voi siete anche, diciamo, i primi che avete parlato e importato gli champagne in Italia. Lui è quello che crea sempre. Mi sono sempre piaciute le bollicine e allora mi sono un po' interessato. Io il Belle Époque a Torino sono stato il primo a venderlo. Maurizio San Giorgi, fra gli importatori in Italia di Boulanger, uno champagne che è rinomato soprattutto intanto per le sue caratteristiche, per essere prodotto principalmente da uve proprie e non raccolte dai contadini come fanno tutti gli altri produttori di champagne francesi. La forza di Boulanger è comunque valorizzare oggi quello che è il Pinot Nero, quindi siamo nella zona di Ailly, nel cuore dello champagne, zona dove noi oggi abbiamo circa 160 ettari di proprietà e dove copriamo il 60% del nostro fabbisogno. Abbiamo rapporti con Feritori da tantissimi anni, ormai possiamo dire che fa parte della famiglia e quindi oggi diciamo che, come diciamo noi in azienda, siamo un'unica grande famiglia.